Ben ritrovati, oggi a Spazio Città parliamo delle polemiche in corso a Barletta a seguito dell'inizio dei lavori in via Roma, nell'area dove c'è stato il crollo che provocò 5 vittime, un'area dove sostanzialmente è stato adesso abbattuto uno dei palazzi restati in piedi, che era pericolante, verrà ricostruito con gli stessi, nella stessa volumetria, nella stessa posizione, pari pari a quello che è stato demolito. Perché c'è stata la polemica? Perché innanzitutto va ricordata un po' la situazione che si venne a creare in via Roma, dove c'era questo complesso di 4 palazzi che sostanzialmente si sostenevano l'uno con l'altro, erano così come si costruiva allora. Uno di questi 3 palazzi, diciamo, se li numeriamo 1, 2, 3, 4, il palazzo numero 3, i proprietari decisero di abbatterlo per ricostruire. Nel fare questa operazione venne meno il sostegno al palazzo numero 2, che è quello che è crollato provocando le 5 vittime. Sono restati in piedi il palazzo numero 1 e il palazzo numero 4. Il palazzo numero 1 in qualche modo è stato reso agibile, tant'è che sono tornati ad abitare, quindi dovrebbe restare così. Il palazzo numero 4 era stato in piedi, ma assolutamente pericolante, era ormai da abbattere. La polemica non sta sulla ricostruzione, perché l'atto è assolutamente legittimo e i proprietari hanno il diritto di abbattere ciò che ormai non regge più e di ricostruirsi, di recuperare quelle volumetrie ricostruendo il palazzo pari pari. La polemica sta sul fatto che si era stato detto quando ci fu il crollo che in quell'area non si sarebbe più costruito e che sarebbe stata adibita a luogo di ricordo, giardino, un giardino, insomma una cosa a disposizione dei cittadini, e che il diritto del cittadino che adesso ricostruirà il fabbricato, ecco, queste sono le immagini della demolizione del palazzo pericolante, dicevo, si poteva utilizzare la cosiddetta perequazione, cioè dare quelle volumetrie in un'altra area in modo da consentire di mantenere l'impegno assunto al momento del crollo. Va detto questo, e chiudo, diciamo, questa introduzione. Quando ci fu il crollo di Viale Giotto a Foggia, il sindaco, allora era Agostinacchio, disse qui non si costruirà più e non è stato costruito. Quando è crollato a Barletta il palazzo di Via Canosa, quest'anno l'amministrazione ha dimenticato anche di andare a commemorare il 16 settembre le vittime, lo ha fatto poi quando c'è stato l'anniversario proprio del crollo di Via Roma. Dicevo, là invece è stata autorizzata l'edificazione di un nuovo fabbricato. Quindi, diciamo, ci sono comportamenti e sensibilità diverse che rivengono addirittura da un fatto del 59. Allora, fatta questa premessa e dando uno sguardo anche al benedetto Pug, che dovrebbe contenere anche dei criteri guida proprio per situazioni di questo genere, perché ne capitano, ne abbiamo avute
quando si è trattato di dare delle cubature di chi aveva diritto a costruire a ridosso del fortino, cioè sulla Litorana, sul Paraticchio, sono state, cioè, ci sono situazioni di questo genere. E abbiamo invitato l'avvocato Gennaro Cefola, che è consigliere comunale di Fratelli d'Italia ed è il delegato, alla, anche la delega, non è assessore, alla delega all'urbanistica, l'ha assunta dopo le dimissioni dell'avvocato Pierpaolo Grimaldi di Forza Italia, che era sino a qualche mese fa l'assessore all'urbanistica. Il dottor, l'avvocato Cosimo Bruno è invece il segretario cittadino del Partito Democratico, il dottor Carmine D'Alonso è consigliere comunale di Coalizione Civica, partito di opposizione. Allora, io voglio partire da Grimaldi, va bene? Perché, avvocato, il proprietario del suolo ha diritto di ricostruire quel, di abbattere e ricostruire quel fabbricato. Quindi la domanda è, la perequazione, cioè chiamarlo e dire senti, il palazzo lo abbattiamo perché comunque va abbattuto, però queste cubature te le do in un'altra zona della città, in modo di, per rispettare quelli che sono i tuoi diritti. È una strada che andava intrapresa, perché non è stata intrapresa? Perché questa non è che è una cosa che riviene da due mesi, cioè probabilmente c'è un percorso, è stato fatto un percorso che ha incrociato anche il periodo in cui lei è stato assessore. Quindi se si poteva fare e quali sono i criteri che vanno utilizzati per la perequazione e se in alcuni casi viene resa obbligatoria? Sì, direttore, prima di tutto grazie per l'invito a partecipare alla trasmissione. E chiaramente ha scelto un argomento molto delicato e particolare in virtù del drammatico evento che poco fa lei ricordava. Evidente, devo fare una premessa, è evidente che la politica, gli amministratori devono governare i processi amministrativi, perché sulla legittimità, diciamo, della concessione edilizia, del permesso di costruire diretto, da quello che leggo dai giornali, perché io poi non ho seguito l'istruttoria, perché oramai è da novembre che non sono più nelle funzioni, dovrebbe essere un provvedimento legittimo. Però in casi eccezionali la politica deve intervenire per governare i processi amministrativi. L'idea era quella che diceva lei e si intrecciava, perché lei lo richiamava, con il piano urbanistico generale, con il PUG, dove era prevista in una precedente trasmissione, ne avevamo anche parlato, era prevista una zona di perequazione, proprio finalizzata a casi eccezionali. È evidente che andando a spostare quelle cubature in altra zona, magari meno appetibile, è evidente che bisognava fare delle valutazioni anche con una compensazione maggiore, faccio un esempio. Certo. Con un 20% in più, un 30% esatto, in più. Devi dargli una cubatura maggiore perché lo sposti in una zona dal centro della città lo sposti in periferia. In una zona periferica era necessario prevedere una perequazione con un aumento di cubature percentuali in base a quelle che sono le differenze di valore delle zone. Questo serviva a iniziare un'interlocuzione con i proprietari che eravamo in procinto di incontrare. Per sottoporgli questa ipotesi, perché per poter iniziare questo processo era necessario anche prevedere l'opera pubblica su quel suolo per poi incominciare il procedimento di esproprio. Io non so dopo cos'è accaduto, se l'istruttoria ha avuto un percorso autonomo, quindi senza l'intervento della politica o degli amministratori, oppure se c'è stata la decisione di far costruire senza pensare a un'eventuale funzione sociale, la chiamo io, perché così l'avevo inquadrata all'epoca, che bisognava dare alla zona.
questa funzione sociale, che non è solamente il ricordo drammatico per quelle povere vittime, ma è anche il ricordo di quelle vittime che avevano anche problemi relativi al lavoro, alla regolarità dei luoghi, alla regolarità delle assunzioni. Ora, erano tematiche che stavamo affrontando, dopodiché diciamo, non ho avuto possibilità di seguire e ripeto, non so cosa è accaduto perché l'istruttoria non l'ho seguita. Un'ultima cosa. Quando dico i processi amministrativi vanno governati in situazioni eccezionali come quella drammatica, mi riferisco anche alla procedura amministrativa. Io non so se è stato chiesto un parere all'ufficio legale, perché noi abbiamo anche un importante ufficio legale. Perché le dico questo? Io, non avendo seguito l'istruttoria, penso che sia stata utilizzata la norma sulla ricostruzione, quella norma speciale sulla ricostruzione dei fabbricati post terremoto. Ora, quella norma consente quella fedele ricostruzione a cui lei faceva riferimento nel caso in cui il pericolo di crollo sia dovuto ad eventi naturali. È evidente, qualcuno può dire, è evidente l'evento naturale, no? Cade il fabbricato a fianco. Però lei è di Barletta e frequenta Barletta. A me sembra che quel fabbricato di cui oggi parliamo fosse già puntellato da tempo. E probabilmente l'ufficio tecnico ha già delle richieste di intervento per il pericolo di crollo, perché è stato poi puntellato. Quindi se c'era un pericolo di crollo antecedente alla drammatica caduta... Però dipende, dipende da... che così intendiamo per certo. Puntellamento, ma infatti, perché molti fabbricati antichi hanno quelle che i barbacani no le di, catene le cosiddette le catene, catene sì sì ma no io le sto dicendo è una domanda io non so sì, se è stata sì. fatta una richiesta all'ufficio legale per verificare l'applicabilità di quella norma. Questo è da chiarire quello che è accaduto successivamente, cioè il processo amministrativo è stato governato con il consenso a costruire con un permesso di costruzione? E evidentemente è giusto che sia così, no? Allora, Avvocato Cefola, sono passati 13 anni dal crollo, il tempo vola, credo, sindaco fosse Maffei addirittura. Sì. Non è mancato il tempo di prevedere che un giorno si sarebbero dovuti assumere delle decisioni circa il futuro di quell'area, dove non so se insiste ancora un sequestro giudiziario sulla palazzina crollata o no, perché anche i sequestri giudiziari sono tempi biblici che frequentemente bloccano, cioè diventano un ostacolo vicino a Via Roma. Oramai non so quanti anni, credo siano passati già 4-5 anni, esplose una bombola, c'è cioè un palazzo crollato a metà. E anche là, come stanno i mobili ancora, tutto preciso. Sotto sequestro. Ma c'è ancora il sequestro giudiziario e qui non si sa. Cioè quel palazzo va abbattuto indiscutibilmente. Cioè non, vabbè, per il momento. Allora, dicevo, oltre a questo, c'è il tempo di verificare, di trattare, di consigliare. Non so se è stato fatto. È così difficile andare oltre, come gli scacchisti, non pensare solo alla prossima mossa, ma pensare almeno in prospettiva delle prossime 3-4 mosse da fare. Allora, dividiamo la problematica in due aspetti, quello di natura amministrativa e quello di natura politica. Il crollo è avvenuto, non mi ricordo se nell'ottobre o nel novembre del 2011. Ottobre.
11. Nel 2005 e nel 2009 il Comune di Barletta fa delle ordinanze di messa in sicurezza di questo fabbricato che viene, diciamo, non più abitato perché è in grave difficoltà. Nel 2015, fabbricato numero 4, quello di cui stiamo parlando. Quello di cui stiamo parlando. Nel 2015 viene richiesta un'autorizzazione, un PDC, che il Comune di Barletta rigetta perché la ricostruzione è possibile farla, come diceva il collega, soltanto in caso di eventi tipo il terremoto. Il TAR dà torto al Comune di Barletta e dice che invece quel fabbricato, quella norma non va interpretata in quella maniera, ma anche altri eventi possono fare sì che l'immobile possa essere costruito. Quindi che questi signori volessero abbattere e ricostruire, noi ne abbiamo conoscenza nel 2015 quando prendiamo la causa innanzi al TAR. Nell'ottobre del 2022, sindaco Cascella, sì, il Comune non rilascia la concessione, ricorso al TAR, prendiamo la causa al TAR. Nel 2022, ottobre 2022, nuova istanza per ottenere il PDC che ottengono praticamente un mese fa. In tutto questo periodo, colloqui con chi deve realizzare questi immobili, il Comune di Barletta, i vari sindaci che si sono interposti, non ne hanno avuti. Ma c'è di più, quell'area che tu dicevi era stata posta sotto sequestro, fu posta effettivamente sotto sequestro preventivo, ma poi fu dissequestrata. E non abbiamo l'area del palazzo crollato. Esatto, che oggi appartiene ai privati. Va bene. Quindi l'operazione era più ampia, cioè acquistare il suolo dove c'è stato il crollo o fare una perequazione lì e poi fare questa operazione allargandola anche al fabbricato che è stato abbattuto in questi giorni. Ricordo poi a me stesso che questa diciamo sventura che ha portato tra l'altro a 5 vittime ha comportato per il Comune di Barletta, perché c'è stato un indagato, poi imputato e poi condannato in primo e secondo grado e in terzo grado, a sborsare sino a stamattina 4.130.000 euro, perché i vari diciamo, persone che hanno subito diciamo, la perdita di un proprio caro, ovviamente si sono rivolte ai tre diciamo, imputati, però quello che poteva pagare il Comune di Barletta, il quale oggi sta facendo una rivalsa che ovviamente porterà ad ottenere pochissima cosa. Doveva pagare in solido? Era in solido il Comune di Barletta? Quindi ha pagato per sé e per gli altri. Esatto, per il momento sta facendo un recupero che recupererà ben poca cosa. Vabbè. Quindi questa operazione, se portata a termine, era 4.130.000, l'acquisto del suolo dove c'è stato il crollo e poi anche l'altro, va bene. Io ricordo a me stesso, quando 3, 4, 5 anni fa, non so se ricordi, quando prendemmo, io direi a dispetto, quell'immobile dove stava la cantina della disfida, sì. Ti ricordi? Che adesso l'abbiamo preso a dispetto e lo teniamo 260.000 euro, lo teniamo vuoto da 7 anni, perché ovviamente là stanno altri 20 appartamenti, li dovremmo comprare tutti. In questo periodo, quello che posso dire per quello che so io, non c'è stata alcuna interlocuzione né con quelli che oggi hanno ottenuto il PDC, né con il proprietario del suolo. Né c'è stato mai un progetto di fare un monumento, un giardinetto o qualcosa. Si è sempre parlato, ma mai, per quello che mi concerne, ci si è seduti a un tavolo e dire abbiamo però, questa cosa. Diciamo questo, perché qui parliamo di tre amministrazioni, anzi di quattro consigliature, è un discorso che attraversa quattro consigliature e tre sindaci. Non è molto confortante, diciamo, come... nel guardare in prospettiva, Cosimo Bruno. Sicuramente, intanto direttore voglio ringraziarla perché come diceva anche il collega Pierpaolo ci dà la possibilità oggi di ragionare su un tema. E con questo chiudiamo con i ringraziamenti. No, mi sembra doveroso perché il tema è estremamente delicato e credo che vada affrontato anche con molta pacatezza. Nel contempo saluto ovviamente i telespettatori. Per questa vicenda io credo che siano doverose anche ulteriori premesse rispetto a quelle che lei faceva in apertura. Innanzitutto questo crollo non è un crollo isolato, nella nostra città
sin dal 1952 si sono susseguiti, diciamo, come dire, crolli. Tre crolli, quello di Via Magenta, di Via Canossa. Del 52, del 58, del 59 e del 2011. Quindi stiamo parlando comunque di un fenomeno non isolato, ma di un fenomeno che chiaramente rappresenta anche, come dire, un pugno nello stomaco rispetto a quella che è la dinamica della costruzione classica e che evidenzia, diciamo, una caratteristica che molto spesso è tipica delle regioni meridionali, e cioè quella della mala edilizia. Si aggiunga a questo aspetto anche un altro, come dire, un altro elemento di ragionamento importante. Alle 12.21 del 13 ottobre del 2011, in quel crollo, sono morte anche quattro ragazze, oltre alla figlia del titolare, che ahimè non erano assunte regolarmente. Quindi si aggiunge ad un discorso di mala edilizia anche un, come dire, una denuncia su quella che è la cattiva abitudine di utilizzare manodopera in maniera irregolare, perché mi sembrava doveroso fare questa premessa, perché io credo che su una vicenda di questo genere qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore politico doveva dimostrare maggiore sensibilità. Mi dispiace dirlo, caro consigliere e collega Cefola, che in questa circostanza forse c'è stata, consentimi di dirlo sommessamente, forse un po' di leggerezza nella gestione di questa vicenda. Ma fino a 4 anni fa avete amministrato voi, lo ricordo male? In realtà 6, anche qualcosa in più. Ora ti ricostruisco, perché ogni tanto cadiamo sempre nell'equivoco. Sì, è vero. Noi non ci siamo dal 2017, quindi sono passati tanti anni, è già passato tanto tempo. Ma nel 2012 chi c'era? Ora ti attenzione, ma voi ci siete da 7 anni, abbiate pazienza. Gennaro, è passato troppo tempo. Dobbiamo finirla, in generale, dobbiamo finirla con il liquidare. Voi c'eravate prima, sì, ma voi ci siete adesso. Qui si affrontano delle situazioni. Ricordo, dal 2011 sono passati 13 anni. Benissimo. Se vogliamo andare a guardare... dobbiamo mettere in fila 100 possibili lassisti, no? Se andiamo a guardare. Dobbiamo partire dal collo. Oh. Consentimi, dal collo, che è il 2011. Laddove il sindaco Maffei dice solennemente: qui non si costruirà più, faremo un giardino. Ma non solo. Consentitemi, insomma, di completare il ragionamento, sì, altrimenti diventa complicato. Non è solo il sindaco Maffei che annuncia questa volontà. Sì, poi lo conferma Cascella e passano solo 5 anni ma non di Cascella. So, no, ma non e poi so. Lo conferma Cannito e passano 7 anni di Cannito. Ma non solo, perché in questi anni ogni anno c'è stata una celebrazione. E in tutte le celebrazioni che ci sono state, mai è arrivata una voce dissonante rispetto a quella già pronunciata in passato. Con questo che cosa voglio dire? Ripeto, io non sono abituato ad additare chi sbaglia perché... siamo umani e quindi, come dire, l'errore è dietro l'angolo. Però, ahimè, prima di dare il consenso ad un permesso di costruire in quel posto ben preciso, al di là di quelli che sono gli aspetti tecnici legati alla gestione dell'ufficio, dove mi dicono che il dirigente sia anche, come dire, abbastanza qualificato, la politica aveva il dovere di vigilare. In questa circostanza la politica non ha vigilato e oggi ci ritroviamo a distanza di pochi giorni dal rilascio del permesso di costruire, che risale esattamente al 19 marzo del mese scorso, e prima, diciamo, c'è stata anche la proiezione della panoramica, abbiamo sostanzialmente eliminato quel palazzo pericolante e stiamo per costruire così come abbiamo fatto, caro direttore, senza, diciamo, come dire, distinguerci a questo punto, come abbiamo fatto con il crollo di Via Canosa, come abbiamo fatto il crollo di Via Magenta. Cioè siamo stati bravi a costruire laddove avevamo il dovere, sì, di salvaguardare un luogo della memoria. Allora, voglio ricapitolare, la concessione doveva essere data perché c'è stata una sentenza del TAR che ti dice che ha dato torto al comune, che in un primo momento aveva negato la concessione. Esatto. Io uso termini forse poco tecnici, ma è per farci capire. Non so se c'è stato un ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, dopo, e non so perché non è stato fatto, perché si fa sempre, in questo caso no. Quindi quella concessione doveva essere data. Dove sta? E la cosa che vorrei capire io e che vorrei cercare di far capire a chi ci sta ascoltando, Barrettani, in modo particolare.
È stato fatto, c'era tutto il tempo, a prescindere dalla strada segnata dalle sentenze, c'è stato tutto il tempo di poter interloquire con i proprietari del fabbricato, e non so se è stato fatto, credo non sia stato fatto, per cercare di dire: senti, non sfregiamo, diciamo, quest'altra tragedia, vediamo. Ma guardate che non stiamo costruendo dove è caduto il palazzo, attenzione. Nessuno sta dicendo questo. Perfetto. Nessuno sta dicendo questo. Attenzione. Non hai ricordato che là dove è caduto il palazzo, oggi non c'è più sequestro, hai detto, c'è un proprietario, e se bisogna fare una piazza, bisogna anche dire a quel proprietario: ti devo dare le cubature in un altro posto, esatto, e mi dai in te. Stesso discorso doveva essere fatto con quello del palazzo ancora in piedi. Non è stato fatto, e no, voglio capire, Carmine D'Alonso, se sei in grado di dirlo, perché insomma non sei un tecnico. La perequazione è sempre un accomodamento tra le parti o può diventare obbligatoria in alcune circostanze? Quella che abbiamo fatto per il supermercato vicino al castello è stato un accordo di buonsenso, oppure è stato l'azienda che doveva fare il supermercato è stata costretta ad andare altrove? Ma intanto io voglio, diciamo, inquadrare la questione anche da un punto di vista leggermente diverso rispetto a ciò che è stato detto sino ad ora, e cioè in che modo questa amministrazione ritiene che la memoria, cioè la memoria intesa come ingranaggio collettivo in grado di apprendere da ciò che è stato, possa poi proiettarsi sul futuro e in un certo qual modo anche dare testimonianza di ciò che si è appreso, dicendo d'ora in avanti non si sbaglia più, cioè non si commettono più gli errori del passato. Bene, io penso che questa amministrazione, questo problema, cioè il problema di dare dignità, dare valore massimo alla memoria nel nostro territorio, non se lo sia mai posto a sufficienza. Parla in generale? Perché io penso che, per esempio, mai si sia data grande dignità alla memoria del crollo di Via Canosa, mai si sia data grande dignità alla questione del 14 marzo del 56, accaduto, diciamo, la ricorrenza qualche giorno fa, e non mi pare che la città abbia organizzato chissà quale evento per tramandare alle future generazioni ciò che noi è stato. Noi abbiamo fatto, devo dire, diverse trasmissioni sull'argomento. Ma per carità, lo so, li ho seguite, c'è da darne atto. A breve avremo alcune diciamo ricorrenze nazionali importanti, ma che hanno anche visto in qualche modo anche diciamo protagonista la nostra città. Avremo il 25 aprile e non mi pare che la città di Barletta si stia preparando chissà a quale grandi celebrazioni che non siano la solita posa dei fiori. Ecco, rispetto al crollo del 3 ottobre del 2011, io penso che si ponga anche lì un tema legato alla memoria, cioè in che modo l'amministrazione comunale e quindi tutta la città può dire che ha fatto effettivamente i conti con ciò che è stato e può tramandare alle future generazioni un messaggio rassicurante, cioè noi abbiamo capito, noi non sbagliamo più. Io penso che urbanisticamente qualcosa, e quindi anche politicamente e amministrativamente, perché l'urbanistica è sia politica che amministrazione, qualcosa di più si sarebbe dovuto fare e non si è fatto. Cioè, al netto dei proclami, al netto delle buone intenzioni, la macchina politica e amministrativa non ha prodotto un bel nulla, se non, come dire, consentire a chi ne aveva diritto. Certo, il privato fa gli interessi privati, cioè io non mi aspetto, cioè ormai mi sono svegliato da un po' dal bel sogno per cui uno si aspetta che il privato in modo compassionevole vada incontro alle esigenze del pubblico. Il privato fa i propri interessi, glielo riconosce la Costituzione, però come la Costituzione magari riconosce al pubblico di dover fare il proprio lavoro. Magari, diciamo, gli si può proporre un interesse maggiore. Ma infatti io penso che
su quel luogo, anche in relazione alle discussioni pubbliche che ci sono state in vista del piano urbanistico, ecco perché più di una volta ho lamentato i ritardi, perché i ritardi, come dire, sono nemici della pianificazione, della progettazione anche di cose specifica, e sono amici di chi vuole correre con i propri legittimi interessi, per esempio legati ad un permesso di costruire. Ecco perché quei ritardi poi fanno male a queste cose qua. Io penso che che il comune di Barletta avrebbe dovuto lavorare affinché fosse posto lì un vincolo, cioè quello deve essere il luogo della memoria, non deve essere il luogo in cui si costruisce. E ci sono fortunatamente, come si è detto, anche gli strumenti tecnici, legali, per addivenire ad un accordo tra le parti. Chiaro, non stiamo parlando di espropri, quelli sono atti chiaramente in un certo senso coercitivi, però abbiamo la possibilità, attraverso le compensazioni, attraverso le perequazioni, di offrire, e il comune, voglio dire, è un offerente che ha un grande peso contrattuale, visto che, certo, ha diverse disponibilità. Cioè non stiamo parlando di una contrattazione alla pari, stiamo parlando di una contrattazione dove il comune, che sta chiedendo al privato di fare un passo indietro, ha molto di più da offrire, se vogliamo, certo limitando degli spazi pubblici, però offrendo chiaramente delle compensazioni, anche con delle maggiorazioni, eventualmente delle premialità qualora quelle costruzioni si vanno a riportare in un altro posto. Io penso che serva solo ed esclusivamente la volontà politica qua, quella che oggi è mancata. Vorrei ricordare a tutti noi che qualche anno fa abbiamo anche tutti quanti applaudito ad un bel progetto che è stato consegnato gratuitamente alla città di Barletta del laboratorio di immaginazione collettiva, che sono dei giovani architetti che hanno offerto alla città un progetto che si chiamava Via Roma, colorare la città. L'abbiamo visto tutti, se ne è parlato sugli organi di stampa, se ne è parlato sui social, un progetto molto bello di una piazza colorata con una sorta di playground anche per favorire la socialità da parte dei più piccoli. Ecco, al di là di dire bello, bravi, qualcuno avrebbe dovuto muoversi per lavorare affinché quella diventasse un'opera pubblica da realizzare nel comune di Barletta. Allora, io devo chiamare la pubblicità. Io, per me non è mancanza di volontà, vedete, non è mancanza di volontà. Io, oramai sono prossimo almeno tecnicamente alla pensione, perché poi ai giardinetti non ho intenzione di andarci, e l'evoluzione della politica sul territorio e non solo, ahimè, l'ho seguita per decenni. Il male è la superficialità, non la mancanza di volontà. La superficie, una certa indolenza della politica, e che sarà mai, se non c'è un fatto concreto e immediato, per il resto, anche dal momento del crollo, Maffei, vabbè, si è girato dall'altra parte per due consigliature, figuriamoci, in conclusione di quella. Cascella, ci sono ben altri problemi rispetto alla riflessione su cosa, cioè manca, c'era, leggevo una vignetta di Bobo, del compianto Staino, che diceva, la figlia gli chiede, dice, ma voi non eravate quelli della fantasia al potere? E Bobo gli risponde, dice, mi accontenterei fosse all'opposizione, fosse almeno all'opposizione. Va bene, perché se vogliamo dirla tutta, non c'è stata manco sollecitazione dalle opposizioni a dire, signori, là, che cosa intendete fare, che cosa intendete fare? Adesso intendiamo fermarci un minuto.
Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra discussione sulla questione dell'area di Via Roma, dove 13 anni fa c'è stato un crollo, dove si disse all'epoca e si è continuato a dire in questi 13 anni che non si sarebbe più costruita e che quell'area sarebbe stata dedicata a un parco, a un giardino, a una piazza, e dove invece si sta per ricostruire, è stata abbattuta e dovrebbe, sarà ricostruita una delle palazzine restate in piedi. Abbiamo deciso di fare una riflessione oggi per capire se innanzitutto se il morto sta già alla chiesa o se si può ancora fare una trattativa in extremis, se c'è la volontà di farla, perché siamo ancora al fatto che è stato abbattuto il palazzo, diciamo, non è stata cominciata ancora la nuova costruzione, che immagino comincerà a brevissimo, se c'è la possibilità di fare un'offerta che non si può rifiutare, così vantaggiosa, visto che oltretutto nel PUG, fatto a cui io sono personalmente contrario, ma mi sembra sia previsto l'ampliamento del suolo edificatorio dalla fine della 167 sino alla 16 bis per utilizzare quei terreni proprio per le perequazioni, si è detto. Ho capito male? Esatto. Quindi diciamo... Ma questa era la previsione. Se la politica non è capace, perché su questo devo dire, scusami se ti interrompo, su questo devo dire che Doronzo ha ragione, perché se i tempi della politica sono così lunghi, perché dobbiamo pensare che straniero è antipatico a Grimaldi, Grimaldi è antipatico a Doronzo, e invece non ci preoccupiamo che queste lungaggini possono essere anche fonte di danni, è evidente che non riusciremo mai né a interloquire con i proprietari né tantomeno a pensare a una perequazione. Perché per poter fare la perequazione, l'idea era, tra l'altro lo dicevo in commissione, forse proprio a novembre, prima di dimettermi, nella commissione di cui fa parte Doronzo, l'idea era a dicembre di incontrare sia la maggioranza che l'opposizione, tutti i consiglieri, per sottoporre l'ipotesi di PUG e poterlo poi approvare in consiglio comunale dopo la copianificazione con la regione entro la metà di questo anno. È evidente che quello ci avrebbe consentito anche di prevedere un progetto di opera pubblica. Se invece noi continuiamo a pensare, lo dicevi prima, se noi continuiamo a pensare all'oggi e mai al dopodomani, probabilmente abbiamo delle responsabilità serie anche sui ritardi, e quindi queste sono le conseguenze di una legittima costruzione. Ci sono margini, Doronzo? Mi auguro di sì, cioè mi auguro che a seguito di questa giusta levata di scudi da parte della maggior parte dei cittadini, che chiaramente non hanno visto di buon occhio questa cosa, l'amministrazione si voglia attivare. Che ci si attivasse cioè in modo bipartisano. Lo cioè, stavo appunto dicendo, noi chiaramente non è che siamo disponibili, siamo disponibilissimi, ma guardi straniero, come sempre, perché... mi devono dare atto i colleghi della maggioranza che tutte le volte che, poche volte, che ci è stato chiesto di dare un contributo, il contributo noi l'abbiamo dato, non ci siamo mai tirati indietro. Ecco, se questo accadesse più spesso, probabilmente potremmo anche aiutare, diciamo, a rimarginare qualche ferita e anche ad evitare che qualche errore in più sia commesso. Io penso di sì che ci sono tutte le carte in regola per poter recuperare il terreno perduto, e chiaramente se vogliono anche sfruttare le nostre competenze, il nostro apporto, siamo ben disponibili a farlo. Cosimo Bruno? Certamente, direttore, io credo che sia sul piano politico, nel senso che come dire, tutti gli interventi ascoltati, ivi compreso il mio, vanno nella direzione, insomma, di rivedere un po' la posizione, ovviamente salvaguardando quelli che sono i diritti legittimi dei proprietari dell'impresa, che in questo momento, insomma, come dire, si stanno muovendo nell'alveo della correttezza normativa. Ecco, mi dispiace anche che chi realizza, chi sta per realizzare quel fabbricato debba essere guardato. Assolutamente no. Assolutamente no.
infatti in premessa ho sottolineato il fatto che questa vicenda meritava un approfondimento preventivo e che oggi discuterne, diciamo, come dire, a fatto compiuto diventa anche spiacevole, perché se dovessimo, insomma, andare a caccia di responsabilità non sarebbe nemmeno carino. Quindi io credo che ci sia, cioè, sia la volontà politica, ma credo che anche da un punto di vista tecnico, e questo noi lo abbiamo anche verificato attraverso la consultazione di esperti della materia, credo che ci siano anche i margini da un punto di vista politico, politico-tecnico. Questo perché, e voglio tornare su un aspetto sul quale anche il collega Grimaldi è stato abbastanza incisivo. Da qualche mese il Comune di Barletta non ha più l'assessore all'urbanistica, cioè, con tutto rispetto parlando, il collega Cefola, che è però solo un consigliere delegato, quindi io credo, come dire, che non abbia tutte le caratteristiche. Avremmo gradito una sua investitura ufficiale, totalizzante, quindi, come dire, il riconoscimento di un ruolo che mette nelle condizioni un assessore di gestire una fase. Cefola, non ti fidare, il posto fisso è sacro. Di gestire con queste chiavi di luna. Sì, dico, però ci saremmo aspettati da parte del primo cittadino. Che Cozzalone insegna. Comunque un'investitura piena. Metterti nelle condizioni di governare questi processi, perché quello che è accaduto è sicuramente, come dire, tra virgolette una svista, ma una svista di questo genere in un ragionamento sulla memoria io credo che sia abbastanza pesante in un comune come il nostro. E noi non ci possiamo permettere di dimenticare vite umane, di dimenticare storie personali, di dimenticare soprattutto che dobbiamo consegnare alle nuove generazioni un ricordo indelebile. Quindi io credo che queste siano, come dire, le ragioni per le quali dobbiamo continuare. Questa può essere, come dire, l'inizio di una riflessione sicuramente non molto ampia a livello tempistico, ma che ci porti ad elaborare una soluzione. Allora, se mi consentite, devo, sì. Ti lascio l'ultima parola. No, voglio dire, io c'è un problema di memoria in Barletta, che è anche la mia città. Adesso stiamo parlando di edilizia, ma voglio ricordare le battaglie e i ritardi con i quali si sono ottenuti dei riconoscimenti per delle gesta compiute durante la Seconda Guerra Mondiale, sulla fine dell'opera del colonnello Grasso. Cioè, ci sono state della battaglia, del valore della battaglia del crocifisso, solo grazie al lavoro del collega Costantino Foschini. Meno di 30 anni fa si sono trovate quasi casualmente a Coblenza le foto della fucilazione dei vigili e degli operatori ecologici, sì, dei momenti che hanno preceduto quell'atroce rappresaglia. Quindi ce ne mettiamo, cioè abbiamo proprio. Altri valorizzano episodi magari di minore rilevanza e di minore importanza con una maggiore sollecitudine. Dovremmo, diciamo, soprattutto guardare alle nuove generazioni per far sì che l'orgoglio della città non sia soltanto andare in curva, ma ci sono altre cose. È una categoria migliore per il Barletta, cosa che auspichiamo tutti, ma ci sono anche cose più importanti sulle quali bisognerebbe avere una maggiore attenzione e dovremmo esserne più gelosi. Prego. Allora, io, per evitare che i nostri concittadini abbiano una visione distorta di quella che è la situazione, è questa. Nel sito dove sfortunatamente c'è stato il collo, cari concittadini, non si costruisce. Si costruiva accanto dove esisteva un palazzo che molto probabilmente, se non si interveniva, collava, e quindi questi signori hanno il diritto
i cittadini confondono. Io avrei chiesto alla soprintendenza di porre il vincolo, perché la soprintendenza là c'era Fanuccio, l'attività di Fanuccio andava a rispetto. Dice qui un giorno c'era la pescheria. Detto questo, l'impegno invece deve essere di questa amministrazione, va bene, di fare sì che quel suolo sul quale anch'io sono convintissimo che non si debba costruire, però non possiamo rimanere così fermi e aspettare che lì cresca l'erba, eccetera. Dobbiamo decidere cosa fare e in quel caso lì fare la perequazione con il proprietario di quel suolo, visto che è stato dissequestrato. Però non vorrei che i cittadini confrontessero. Lì non si sta costruendo, non si costruirà, si costruisce accanto dove esisteva un palazzo e adesso faremo un palazzo nuovo, perché sennò diamo un'informazione errata. No, ma non abbiamo dato questa informazione, l'abbiamo detto chiaramente. No, detto questo, dobbiamo avere più attenzione, non solo per questo, ma anche per avvenimenti che hanno fatto la storia di questa città e che molto spesso vengono trascurati. Su questo sono d'accordo. Come sono pure d'accordo sul fatto che il discorso delle deleghe ai consiglieri, sinceramente, trovano il tempo che trovano, perché in effetti poi non si può incidere più di tanto, per cui anche su questo punto ovviamente vanno riviste alcune situazioni. Va bene, chiudiamola qui. Ora non voglio entrare, anche perché non è l'argomento di questa trasmissione, nelle polemiche tuttora in corso all'interno della maggioranza. Potremmo fare una trasmissione. Ma c'è. Sì, possiamo farla, la dobbiamo fare. C'è la necessità, no, si stava portando per tutto il 2023 a tappe. Abbiamo fatto trimestralmente delle trasmissioni sul PUG. Sul PUG. No, segnandone tappe e. Certo. Poi è saltato tutto e ci siamo fermati. E si è fermata la città, non è che siamo fermati noi con le trasmissioni. Ora, io credo che non si possa continuare a far finta di nulla. C'è bisogno di un assessore all'urbanistica con Io come notizia vi posso dire soltanto che a giorni... No, sai che cosa succede, sì. Gennaro? Che poi alla fine... Ti prendi le parolacce non potendo dare le risposte, perché dici tu c'hai la delega all'urbanistica, cioè non c'hai niente, no? Però dice tu adesso stai ritardando, tu sei stato chiamato in questa trasmissione sulla questione del palazzo, va bene? Allora, grazie all'avvocato Cosimo Bruno, grazie al dottor... Carmine Doronzo, grazie. All'avvocato Pierpaolo Grimaldi e all'avvocato Gennaro Cefola per essere intervenuta a questa trasmissione. Noi abbiamo registrato di mattina, so che in pomeriggio c'è consiglio comunale, non so se verrà toccato nuovamente l'argomento. Io auspico che ci sia ancora un margine estremo per trovare un accordo e far sì che quella piazza sia più grande. È più consona al ricordo che la città vuole fare di quella e di altre tragedie. Grazie ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortese attenzione, a risentirci.